Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo. In questo video tratteremo un argomento molto importante che riguarda i tempi in cui la Chiesa si trova. Gli ultimi tempi previo rapimento della Chiesa e in quel momento in cui la Chiesa sarà tolta inizieranno i 7 anni della grande tribolazione, che si chiama grande tribolazione ma si chiama altresì il giorno del Signore, o quel tempo, quel periodo, o in quei giorni. Quando noi troviamo queste frasi messe in una profezia, ti sta dando proprio la data. Questo è molto importante, è una chiave di lettura. Benissimo. In questi ultimi giorni che il Signore ci sta ancora dando, perché è una grazia che il Signore ancora sta, come dire, aspettando a rapire la sua Chiesa, perché quello che verrà dopo sarà terribile. In questi ultimi giorni la Chiesa ormai è caduta totalmente nella più grande apostasia che vi sia mai entrata dentro, ed è stata inserita direttamente dal nemico utilizzando i suoi agenti infiltrati. Bene, in questi ultimi giorni molte dottrine circolano e molti cristi circolano, molti falsi cristi circolano, e questo fu profetizzato, se ben ricordate, proprio dal Signore Gesù in Matteo capitolo 24. Ebbene, lo vogliamo leggere. Vogliamo leggere Matteo 24 dal verso 23 al verso 26. E come sempre leggiamo: nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Leggiamo. Allora, se qualcuno vi dice: ecco il Cristo è qui o là, non crediate, perciò che falsi cristi e falsi profeti sorgeranno e faranno grandi segni e miracoli, talché sedurrebbero, se fosse possibile, anche agli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: ecco egli è nel deserto, non vi andate; ecco egli è nelle camerette segrete, non crediate. Bene, fino a qui la parola di Dio. Abbiamo visto che negli ultimi tempi, che vogliamo ricordare che gli ultimi tempi iniziano con la venuta del Signore Gesù Cristo, e gli ultimi tempi a sua volta si dividono in due: gli ultimi tempi e l'ora più buia degli ultimi tempi, che è l'ora della mezzanotte, che è l'ora in cui appunto ci troviamo oggi, in questi nostri giorni, in questi nostri tempi. Quindi negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, previo rapimento della Chiesa, sarebbero sorti molti cristi, molte dottrine, molti movimenti che avrebbero fatto anche segni, prodigi, e nota bene quello che dice il termine, avrebbero anche profetizzato. Poi di questo parleremo più in modo dettagliato alla fine della sessione. Quindi in questo periodo storico possiamo vedere che tutto questo si sta compiendo al dettaglio. Sono molti quelli che dicono: io sono la verità, devi uscire da dove sei e devi venire dove sono io, perché solo così sarai salvato. Uscite, uscite, uscite da lì, uscite da qua. E tutti dicono: però trovi salvezza qui, in questo movimento. E noi vi diciamo che non c'è nessun movimento che può salvare, e non c'è nessuna chiesa che può salvare. L'unico che salva è Cristo Gesù. Solo Lui salva. Solo Lui poté dire: io sono la via, la vita e la verità. Sì, caro amico. Alleluia. Nessuno può vantare questo primato. Nessuno è il vicario di Cristo fuori che lo Spirito Santo. Solo Lui ci dà vita eterna e la caparra della vita eterna. Così è scritto, che lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. Benissimo. Potremmo dilungarci in questo, ma adesso vogliamo concentrarci in quello che ci interessa in questa sessione. Per cui, perché questo video? Beh, lo ha detto Gesù in tutta la sua parola, dalla Genesi fino all'Apocalisse, che i falsi cristi è compito della Chiesa denunciarli, le false dottrine è compito della Chiesa denunciarle. Paolo diceva a Timoteo: riprendili quelli che camminano disordinatamente, riprendili, denuncia. Le tenebre vanno smascherate dalla luce, ed è scritto che la Chiesa è la luce del mondo.
Eh sì, lo ha detto Gesù in Matteo sempre: voi siete la luce del mondo, una lampada posta in alto allora illuminerà, ma se la metti sotto al letto non farà luce. Quindi devi illuminare. Come? Come si illumina? Con la predicazione, annunciando la verità e vivendo una vita santa. Gloria a Dio. È scritto in Ezechiele 33, dal verso 6 fino al verso 9, ma è bene leggere tutto il contesto. In questi versi dice che quando la vedetta, quindi la Chiesa, vede venire la spada e non suona la tromba, il popolo non è avvisato e la spada viene e coglie alcuna persona d'infraesso, ben sarà quella stata colta per sua iniquità, ma io ridomanderò il sangue alla vedetta. Ma poi continua e dice: se la vedetta suona l'allarme, suona la tromba, qui si intende lo shofar, suona lo shofar e viene la spada e uccide, bene morirà colui che è stato colpito dalla spada, ma la vedetta sarà appunto non gli sarà ridomandato il sangue, gloria a Dio, che è stato sparso. Bene, questo è un comandamento biblico, quello di denunciare, non di parlare male, fare pettegolezzi, queste cose non vengono da Dio, non trovano niente, ma denunciare è un'altra cosa. Noi abbiamo già fatto i video, giudicare è biblico, è scritto in tutta la Bibbia che dobbiamo giudicare, guarda lo stesso significato del termine giudicare nel vocabolario della lingua italiana. Quindi quando si legge Matteo 7.1 o Romani 2.1 che dice non giudicate affinché non siate giudicati, lo decontestualizzano. Ci sono altri 7-8 passi, tra cui prima Corinti 14, dove dà proprio l'ordine che la Chiesa deve giudicare tutto, cioè pensare, ragionare, se una persona viene da Dio o non viene da Dio, se una dottrina viene da Dio o non viene da Dio. Benissimo, questo è molto importante e quindi dobbiamo tener presenti queste verità, che sono poi tra l'altro verità bibliche. Benissimo, in questa volta vogliamo parlare di un movimento che è nato parecchie decade fa, è nato attraverso un uomo che avrebbe visto una visione. Questa visione gli ha dato dei poteri, ha fatto molti segni, ha fatto molti prodigi come abbiamo visto e ha fatto molte profezie. Oh sì, ha profetizzato tanto e ci azzeccava pure, sapete? E a proposito di profezie, vi voglio raccontare una profezia che ha fatto Fidel Castro, che quando io la dico la gente rimane, sì, ma rimane perché non conosce molto la storia. La storia è piena di uomini che hanno profetizzato, che non sono da Dio e che facevano anche la stregoneria, come lo stesso Fidel Castro. Lo stesso Fidel Castro è perfettamente inserito in un contesto di stregoneria e di satanismo, eppure ha profetizzato. Nel 1973 Fidel Castro ha detto queste testuali parole, e ve le leggo. Ce l'ho qua. Fidel Castro, 1973, lo disse in spagnolo: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Tradotto, Fidel Castro ha detto nel 1973 che gli Stati Uniti sarebbero andati a dialogare con Cuba, cosa che chi conosce la storia era impensabile, e questo sarebbe accaduto quando negli Stati Uniti ci sarebbe stato un presidente nero, questo fu detto nel 1973, e il mondo avrebbe avuto un papa latinoamericano. Domanda, si è concretizzato questo? A distanza di 40-42 anni, quello che è, proprio sotto i nostri occhi. 42 anni dopo, questo si è perfettamente concretizzato. Che ne pensate? Vi potrei citare tante profezie di uomini che sono state fatte e si sono adempiute. Sì. Domanda: Fidel Castro è un uomo di Dio perché ci ha preso su una profezia? Assolutamente no.
Fidel Castro non è un uomo di Dio. Fidel Castro è un uomo dell'avversario. È un uomo di Satana. Ed è un uomo che andrà all'inferno, a meno che non si penta dei suoi peccati e riconosca che Gesù è il figlio di Dio e che lui è un peccatore ed è anche un omicida perché ha ucciso molte persone. Quindi profetizzare non ci dà la certezza che qualcuno venga da Dio. Fare miracoli non ci dà questa certezza. Poi tutte queste cose le vedremo più dettagliatamente. È scritto che quando voi vi convertirete, ha detto Gesù, saranno i miracoli che andranno dietro di voi e voi a sua volta andrete dietro a Cristo. Ma non che la Chiesa va dietro i miracoli, la Chiesa non va dietro i miracoli, i prodigi, le profezie, le grandi manifestazioni. La Chiesa va dietro la parola di Dio. La nostra guida è la parola di Dio. Ciò che ci dà fede è la parola di Dio. È scritto in Romani 10, 17, che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quando invece tu vai a procurarti la fede da un uomo, da un miracolo, da delle profezie, hai mancato il bersaglio. Questo significa amartia. Amartia in greco è peccato. Peccato in greco antico, nella scrittura, nell'originale, si dice amartia. E amartia significa mancare il bersaglio. Hai mancato il bersaglio. Quindi il peccato è mancare il bersaglio, oltre che la trasgressione della legge. Ha più significati, come potete vedere. Benissimo. Questo non significa che nella Chiesa vera non ci sono tutte queste manifestazioni, ma certo, ancora oggi nella Chiesa lo Spirito Santo dà i suoi doni, ci sono le profezie, ci sono le guarigioni, il Signore ancora oggi può risuscitare morti, questo sì, ma non è che io deduco da questo che lì vi è la verità. La verità vi è solo in Cristo Gesù, e quando uno, nonostante faccia quello che faccia, predica un Vangelo diverso, sia esso anatema. E questo è il principio biblico del cristiano. E quando il cristiano perde questo fondamento, questo cristiano è destinato a cessare di diventare cristiano. Ma stiamo parlando molto, vogliamo centrarci adesso in quello che è la presente seduta e vogliamo subito passare a quello che è l'argomento, che è un argomento di denuncia e non per fare pettegolezzi, per chi lo vuole accettare. Chi non lo vuole accettare non lo accetta e continuerà ad essere cegato. Scusate la mia poca eloquenza. Benissimo, come già detto, diverse decade fa ci fu un uomo chiamato William Marion Branham negli Stati Uniti. Bene. Questo uomo a un certo punto ebbe una visione, ebbe una rivelazione, c'è tutta la storia, eccetera, eccetera. Gli viene detto che sarebbe diventato sto mondo e quest'altro. Sto uomo ha cominciato a fare grandi riunioni, grandi masse lo hanno iniziato a seguire, veramente masse su masse. Sedotte da questo spirito dell'anticristo, ha cominciato a fare segni, prodigi, miracoli e molte profezie, moltissime. Alcune di queste si sono avverate, si dice, altre non si sono avverate, comunque molte quindi non si sono avverate, e quindi quando queste non si avverano è impossibile che il Signore dica qualcosa e poi non si avvera. Quindi quando è come se Isaia, no, avesse fatto 100 profezie e 80 si fossero avverate e 20 no, o anche 99 si fossero avverate e una no, già questo squalificherebbe il profeta. Basta una profezia che non si avvera. Quindi sono molte le profezie che non si sono avverate per quanto riguarda questo uomo, quindi già questo lo squalifica come falso profeta. Inoltre questo falso profeta, ha, come dire, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, ha detto seguiamo altri dei, andiamo dietro un'altra parola. Ecco. E questo viene ben specificato in Deuteronomio, mi pare, non mi ricordo il capitolo,
aspettate, Deuteronomio. Sì, Deuteronomio 13. I versi che vanno dall'1, ce l'ho sottolineato nella mia Bibbia, dall'1 all'11. Bene, questo viene ben specificato qui. Dopo lo leggeremo verso la fine. E quindi ha cominciato a dire che non c'è Trinità. E moltissime altre aberrazioni. Quando questo uomo muore, tra l'altro gli viene dedicata una sepoltura molto particolare, che poi vedremo alla fine, altro che quella non è di Satana, poi lo vedremo se non è di Satana, tutte queste cose le dimostreremo. Noi dimostreremo in questo video come ciò che ha detto questo uomo non serve neanche la Bibbia per distruggerlo, perché la sua dottrina è talmente sciocca, è talmente priva di senso, fatta da un uomo privo di intelligenza, che praticamente nel formulare la sua dottrina praticamente ha dato la disponibilità a chiunque di distruggerla. Questo uomo ha parlato del libro dell'Apocalisse nei primi capitoli, lo vado un attimo a cercare, i primi tre capitoli ci sono le sette chiese, ma nell'inizio proprio, gloria a Dio, nell'inizio nel verso 12 dice: io in quello mi rivoltai per vedere la voce che aveva parlato meco, e rivoltatomi vidi sette candelabri d'oro, i famosi sette candelabri. Il candelabro rappresenta lo Spirito Santo, il candelabro rappresenta anche la parola di Dio, che è una luce. E nella menorah, nel candelabro che fu fatto costruire da Dio, gli diede la visione a Mosè sul monte. Non è che Mosè fu portato su nel cielo, come alcuni dicono, no, Mosè ebbe le visioni sempre lì sul monte. Nel candelabro è fatto in una forma tale che, se ci fate caso, ma questo fa parte di un altro studio, nel candelabro viene profetizzato che i libri canonici della Bibbia sarebbero stati 66, proprio nel candelabro, pensate. Quindi il candelabro rappresenta proprio la parola di Dio, il candelabro rappresenta lo Spirito Santo, che è la luce di Dio. E qui dice: vidi sette candelabri d'oro e in mezzo a quei sette candelieri uno simigliante ad un figliuolo d'uomo. Qui siamo nel capitolo 1 dell'Apocalisse. Vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del seno, fa tutta la descrizione. Benedetto è il nome santo del Signore. Quindi, poi più avanti, nel verso 20 dice: il mistero delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra è quello dei sette candelieri d'oro. Quindi gli avrebbe svelato il mistero. E dice: le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, quindi sono i pastori. Okay. L'angelo è il messaggero, ricordate? Anche l'Antico Testamento. E i sette candelabri o candelieri che tu hai vedute sono le sette chiese. Benissimo. E quindi inizia poi la descrizione delle sette chiese, no? Che sono la chiesa di Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Insomma, queste sono le sette chiese. Ogni chiesa rappresenta una situazione che la Chiesa avrebbe attraversato, una situazione che la Chiesa è stata chiamata a non essere, a ravvedersi, no? Praticamente su sette chiese solamente due vengono elogiate. Quindi noi vediamo che in queste sette chiese si trova lo stato in cui la Chiesa può venirsi a trovare. Alcuni dicono che sono sette epoche, no? Non pochi hanno detto che sono sette epoche, ma circoscriverlo a un'unica spiegazione
Noi abbiamo detto che così non si può fare, la parola di Dio non si circoscrive mai. Una verità biblica ha più, come dire, ha più verità a sua volta, ha più interpretazioni, ha più significati, ma sempre su un unico fondamento. Quindi le sette chiese rappresentano la chiesa totale, perché sette significa perfetto, ok? Significa è completo, non solo perfetto, a differenza del 10 che significa solo completo. Adesso non lo spieghiamo. Ci sono alcuni che pretendono di sapere il significato dei numeri e non hanno capito niente dei numeri, no? Ci sono alcuni che dicono che l'8 significa non mi ricordo che cosa, proprio di una ignoranza totale. 8 significa patto, patto significa perché l'ottavo giorno circonciderà il fanciullo. E il segno della circoncisione, il segno del patto, è il patto abramico. Noi sappiamo che i patti nella parola di Dio sono sette a sua volta, appunto completo e perfetto: patto edenico, patto noetico, patto abramico, il quarto patto, il patto della Torah, il patto della legge, quinto patto levitico, sesto patto davitico, settimo patto, appunto il patto che ha fatto Cristo, patto alleanza. Accordo, testamento, Gesù prese il calice del patto, è scritto. Noi abbiamo fatto un video intitolato I sette patti di Dio. Alcuni vanno dicendo che quando uno fa il battesimo in acqua ha fatto il patto con Dio, blasfemia, non conoscono la Bibbia. Benissimo. Quindi, tutto questo, insomma, adesso ogni tanto apriamo qualche parentesi, anche perché noi incentiviamo a guardare questi video, a non vivere nella ignoranza. Quindi, quando queste sette chiese, sono sette perché rappresentano tutta la Chiesa, tutta, secolo per secolo la Chiesa ha dovuto combattere con queste situazioni, che poi c'è un certo insegnamento che a sua volta possiamo vedere una certa cronologia, si può anche utilizzare, ma attenzione poi a come andiamo a lavorarci sopra, perché se si va contro poi il fondamento biblico veramente facciamo un disastro. Ecco perché l'uomo che predica deve essere un uomo che conosce molto le sacre scritture, molto non è mai, e che soprattutto sia un uomo nato di nuovo e sia un uomo ripieno di Spirito Santo, che sia stato battezzato con lo Spirito Santo. Non solo che quando nasci di nuovo tutti hanno lo Spirito Santo, ma poi il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa che molti vanno blasfemando, perché ci sono alcuni appunto che ne hanno fatto un cattivo uso, perché anche i satanisti vengono battezzati e manifestano dei segni che sono simili, ma il diavolo ha sempre voluto imitare, questo è un altro discorso. Comunque, per farlo breve, questo Williams Marion Branham ha detto che lui era il settimo candelabro, pensate, questo sciocco qui, e la gente gli crede, ecco, detta proprio papale, papale, papale. E quindi lui viene e dice, o lui lo, io sono il settimo candelabro dell'Apocalisse. Ah sì? Salute! E la gente che piange, che batte le mani, sì, viva, viva! E poi subito dopo dice, io vi dico che non c'è Trinità. Ah, bene! E comincia a fare tutta una storia di dottrine. E che veramente c'è, come diciamo a Roma, da dare capocciata al muro, e la gente gli crede, poi comincia a fare segni, miracoli, prodigi, profezie, e la gente che piange, sì, sì, profetizzami, non me ne importa niente, che poi non c'è Trinità, quello che dici della Bibbia, va tutto bene, basta che mi profetizzi. Basta che mi fai vedere le lucciole, basta che mi fai vedere le linterne, le luccioline, le lucette, non importa poi quello che mi predichi, sì, profetizzami, fammi sentire qualcosa, perché devo sentire qualcosa dentro di me, perché io non cammino per rivelazione della parola di Dio, io cammino secondo quello che sento. Allora, se sento qualcosa va bene, se non sento niente, no, no, solo parola di Dio, no, devo sentire qualcosa. Ecco il cristiano moderno.
Ecco il cristiano degli ultimi giorni, che vuole sentire. Caro mio, quando prendi un treno per Torino o per Sicilia, non senti niente, ma o a Torino o in Sicilia ci vai. E così è la parola di Dio. Quando tu leggi la parola di Dio, vi credi e la segui, pure se non senti niente, in paradiso ci vai. Alleluia. Non andare dietro queste cose. Poi ha detto, questo uomo ha detto, e vi dirò anche chi sono questi sei candelabri. Ora, devo fermarmi un attimino. Io che cosa ho fatto? Quando ho sentito tutte queste sciocchezze, sono andato alla fonte e sono andato a vedere se veramente le cose stanno così, perché io prima di parlare devo sapere quello che dico, non posso iniziare a parlare così perché qualcuno in giro dice queste cose. No, noi dobbiamo sempre verificare la fonte, perché di persone o che non hanno capito, quindi in buona fede, o che magari in mala fede vogliono infangare qualcuno, perché noi sappiamo che i veri servi di Dio vogliono sempre, sono sempre infangati. Questo significa parlare male, non è denunciare, quello è infangare. Allora sono andato a vedere se veramente le cose stavano così. E mi sono preso il libro di William Marion Branham, proprio ufficiale, sui sette sigilli, sulle sette epoche della Chiesa, 417 pagine circa. L'ho esaminato tutto quanto e ho scoperto tante cose molto interessanti. Ed è vero quello che è stato, quello che viene detto su di lui. Praticamente questo mostro in teologia, ora vedremo che mostro che è in teologia, è talmente bravo in teologia che lui ha formulato una teologia che praticamente si smonta da sola senza neanche prendere la Bibbia. Meno male che era un grande ignorante, perché se fosse stato un teologo sarebbe stato difficile distruggerlo. Ma grazie a Dio che è stato veramente un grande ignorante. E ve lo dimostrerò, vi dimostrerò che è stato un grande ignorante. Dovete solo avere la pazienza di seguire, se volete, se no mettetevi a vedere qualcos'altro, ci mancherebbe. Lui ha detto che i sette candelabri sono suddivisi così. Allora, il settimo candelabro è lui, non mi ricordo adesso se l'ha detto lui che il settimo candelabro era lui o se gli è stato detto dagli altri, questo sono sincero, non me lo ricordo. Però lui ha detto testualmente, lo ha scritto in questo libro, che il primo candelabro era l'apostolo Paolo. Quindi il primo candelabro delle sette, delle sette chiese dell'Apocalisse, del primo capitolo, è l'apostolo Paolo. Il secondo candelabro, ha detto, è Ireneo, un grande uomo di Dio, Ireneo, ripieno di Dio, ripieno dello Spirito Santo, un uomo in cui tutti questi uomini sono dei uomini che vanno ascoltati, insomma c'è tutta una storia, adesso ve la dico. Poi il terzo uomo è stato Martino o Columba, chi era il terzo? Il terzo era Martino di Tours, ecco, perché poi c'è pure Columba. Il terzo è Martino di Tours, il quarto è Columba d'Irlanda, il quinto è stato John Wesley. John Wesley, sa, chi è cattolico non sa chi è John Wesley, perché molti cattolici ci seguono e anche ci scrivono. John Wesley è stato un grande personaggio, grandissimo personaggio, recente, di qualche secolo fa, di circa due tre secoli fa, circa tre secoli fa, che insomma è stato molto importante, ce ne furono molti, Whitefield, Spurgeon stesso, insomma c'è tutta la storia di tutto quello che poi sarà il dopo dal 500 in poi, insomma dal 500 fino all'800, ecco, quindi 600, 700 e 800. E il sesto candelabro è stato come si chiama? Martin Lutero, gloria a Dio, benissimo. Quindi mi sono sbagliato, il quinto candelabro è Martin Lutero, infatti John Wesley viene dopo, e il sesto candelabro
John Wesley. Benissimo. Beh, queste dottrine non sono mie, quindi non è che le tratto tutti i giorni, quindi magari nella cronologia posso anche sbagliare, ma non ha importanza. Sta di fatto che lui ha detto che i sette candelabri sono appunto queste persone, quindi Paolo, Ireneo, Martino di Tours, Columba di Irlanda, John Martin Lutero, John Wesley, e il settimo candelabro sarebbe proprio lui, appunto William Marion Branham. Ora, in tutto questo ragionamento, quando io l'ho sentito, mi sono messo le mani nei capelli. Ho detto: non è possibile che una persona possa essere così stolta e così sciocca. Perché? Io ho pensato subito, non è che ci ho messo tanto. Ho detto: aspetta un po' un attimo. Ma sto Williams Marion Branham, ma non è antitrinitario? Sì, è antitrinitario. Non dice che l'antitrinitarismo viene da Dio e che chiunque è trinitario non viene da Dio e che la Trinità è nata nel 325, abbiamo fatto un video dove abbiamo dimostrato tutti i personaggi storici che hanno parlato della Trinità molto prima del 325. Già dal 60 d.C. c'è una grande quantità di documentazione e personaggi storici, ma mica uno, due, tre, ma tanti, che hanno parlato della Trinità. E noi abbiamo fatto il video. E in più abbiamo fatto un altro video dove abbiamo dimostrato come nell'antico Israele, nell'antico giudaismo, prima che venisse Cristo, anche migliaia di anni prima, esisteva il concetto di una pluralità negli Yahweh. Altro che è nato adesso e che il popolo giudeo non ha mai avuto questo concetto di una pluralità negli Yahweh, così l'ho chiamata io. Sono tutte barzellette che vi dicono. Vedete i video, vi abbiamo apportato la documentazione, come apporteremo documentazione in questo video. Se avete la pazienza di seguirci, sarà un video impegnativo, come tutti i nostri video sono impegnativi, perché noi apportiamo documenti, siamo concreti, noi nero su bianco, noi non ci mettiamo a dire cose che non sono vere, come purtroppo fanno gli altri. Ecco forse perché siamo così odiati, ci dicono le parolacce, qualcuno: vengo lì e ti metto le mani addosso, e vabbè, vieni qua e mettimi le mani addosso, qual è il problema? Io sono qua, per te sarà un disonore picchiarmi e per me sarà un grande onore essere picchiato per Cristo. Non è un problema, gloria a Dio. Già un paio di volte qualche ceffone me lo so preso, ma gloria a Dio, non è questo adesso il punto. Non ci interessa. Andiamo avanti, noi diciamo la verità. Documentazione. Quindi, quando io ho sentito questa aberrazione, mi sono detto: questo è antitrinitario, sta avallando la posizione antitrinitaria, ha alzato tutto sto fumo, sto polverone sul fatto che la Trinità viene da Satana, che è nata nel concilio 325, bugia, eccetera eccetera. Poi dice: ci sono sei candelabri prima, questi sei candelabri sono stati grandi uomini di Dio, c'è tutta una cronologia. E guarda caso, veniamo a sapere che questi sei candelabri sono stati tutti trinitari. Oh mamma mia, come? È quello che io ho detto. Ma aspetta, ma questo c'è o ce fa? Tant'è che io non riuscivo a capacitarmi di tanta, scusate, idiozia, che ho detto: no, aspetta, forse lui li cita questi sei personaggi dicendo questi sono i sei candelabri, ma erano nel totale errore. Allora già avrebbe avuto forse un po' di senso, ma invece non è stato così. E adesso vi leggerò quello che lui ha detto su questi candelabri. Le sette età della Chiesa, scritto da Williams Marion Branham. I sei messaggeri che stanno per venire per mezzo dello Spirito Santo, che sono questi che abbiamo già nominato, avrebbero avuto, dice, lo stesso fuoco dello Spirito Santo.
quindi sarebbero stati senza errore. Anche se poi più avanti dirà che sì, qualche errore ce l'avranno, ma poca roba, bisogna passarci sopra. Ah, bisogna passarci sopra, e poi vedremo che errori hanno fatto alla faccia del passarci sopra. Tutto documentato. Avrebbero avuto la stessa luce dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questi sei candelabri avrebbero avuto la stessa luce dell'Evangelo di Gesù Cristo. E grandi segni li avrebbero seguiti. Quindi persone che avrebbero detto la verità, ok? Il che a noi ci viene completamente a favore. Perché se questi candelabri, come ha detto William Marion Branham, avrebbero avuto la stessa luce dello Spirito Santo, la stessa luce dell'Evangelo, avrebbero detto la verità e sarebbero dovuti essere seguiti, lo ha detto lui, lo potete consultare, lo scritto, non so se c'è in italiano, io quasi leggo poco in italiano perché spesso non trovo niente, anche se c'ho molti libri anche in italiano, però spesso purtroppo devo andare in altre lingue. Comunque, se lui ha detto che bisognava seguire questi personaggi, domanda, perché lui non li ha seguiti? Che questi sono tutti trinitari e lui è antitrinitario? Domanda, è una domanda, non me ne vogliate a male. Sapete, io penso, è questo forse che si è perso oggi, che non si pensa più. Io ho visto, dopo aver pensato, ho detto fammi un po' vedere in giro se qualcuno ha pensato la stessa cosa mia. Non ho trovato praticamente niente. Ho detto, ah, vabbè. Se vede che non l'hanno caricato, perché non penso di aver scoperto niente. Come quando ho parlato dei che Dio non ha nomi. Ho fatto un video e ho dimostrato, guardate, che Dio non ha nomi. Io non ho, siccome quando uno pensa una cosa e non ha mai sentito nessuno dire le stesse cose, un po' ti spaventi, ma non è che tante volte sto io nell'errore. Invece poi ho scoperto che Filone, 2000 anni fa, disse la stessa cosa, e lui era un ebreo, capo di una sinagoga di Alessandria, una delle città più erudite al mondo, con la biblioteca più grande al mondo, uno che addirittura è andato a Roma a parlare con l'imperatore, quindi come rappresentante, quindi un uomo di una cultura giudaica eccezionale, eppure lui ha detto la stessa cosa, Dio non ha nomi. Quelli che troviamo nella scrittura non sono nomi di Dio, sono attributi, ignorante. Scusate, gloria a Dio. È che purtroppo c'è tanta ignoranza e ci sono persone che si dicono, che si mettono a dire cose che non sono e sono incompetenti. Ecco, a questi dico ignoranti, non alle brave persone, ai fratelli o anche a quelli che magari non condividono o sono atei, però che non si mettono a dire cose che non sono o a fare video dicendo la menzogna, no. Quindi questo che ho appena letto si trova nel suo scritto, lo scritto di William Marion Branham, Le sette epoche o le sette età della Chiesa. Bene. Poi lui dice, Ireneo riempì questi requisiti? Cioè, quelli che appunto sarebbe stato ripieno di Spirito Santo, avrebbe mandato la stessa luce dell'Evangelo, la stessa luce di Gesù Cristo, e che sarebbe stato necessario seguirli tutti quanti? Lui dice, Ireneo ha riempito questi requisiti? Dice lui, domanda, e poi risponde, sì, benissimo. Poi dice, Martino di Tours li riempì? Sì. Columba d'Irlanda li riempì? Sì, dice lui. Martin Lutero li riempì? Sì, dice lui. John Wesley li riempì? Sì. Benissimo. Quindi lui dice che queste persone, insomma, sarebbero state illuminatissime, riempitissime di Spirito Santo, avrebbero mandato la luce, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Poi dice ulteriormente, tutti questi uomini furono abilitati dallo Spirito Santo. Furono abilitati dallo Spirito Santo. Adesso quindi non stiamo a discutere se è vero, se siamo d'accordo. A noi questo non ci interessa. Ci interessa la sua posizione. Essi sono stati gli strumenti usati da Dio. Benissimo. E poi dice, possono aver avuto qualche piccolo errore. Ma questo conta poco. Invece lui non ha avuto qualche piccolo errore, l'antitrinitarismo.
Poi vedremo questi piccoli errori che hanno avuto questi uomini. Poi in questo libro lui dice, parlando dell'Apostolo Giovanni, fa un'affermazione che io momenti casco dalla sedia. Parlando dell'Apostolo Giovanni, lo chiama nel suo libro il divino. Mo' io non so se è sbagliata la traduzione che ho letto io, perché sapete, bisogna anche essere critici. Quindi io non so, magari uno che ha potuto vedere proprio degli scritti suoi, perché magari ci possono essere più traduzioni in altre lingue e magari una parola può, come dire, le vogliamo mettere tutte a conto, non è che vogliamo, però io ho letto, il libro che io ho letto è stato fatto proprio dal movimento di Winias Marion Branham, quindi è stato fatto proprio da questo movimento, non è che l'ha fatto un alieno o uno che era contro di lui. E quindi nel libro c'è scritto proprio che l'Apostolo Giovanni viene chiamato da Winias Marion Branham il divino. E qualsiasi cristiano sa perfettamente che solo Dio è divino. E che l'Apostolo Giovanni è stato un grande servo di Dio, un grande uomo di Dio. Amen. Lui sì è stato un grande servo di Dio, non come questo Marion Branham. Lui è stato un grande servo di Dio, ma non era divino. A me dispiace dirlo, ma è la verità. E poi comincia a parlare di Ireneo. E dice... Su Ireneo dice, perché Ireneo aveva le idee molto chiare sulla Deità, dice lui, aveva le idee molto chiare. Inoltre sottolinea lui che, essendo Ireneo discepolo di Policarpo, che a sua volta ricordiamo Policarpo è stato discepolo di Giovanni l'Apostolo, quindi qui ci troviamo di fronte a due persone molto importanti, che tra l'altro non si sono neanche fatti chiamare apostoli questi due. Dice, mo che c'entra? Vabbè, giusto per ricordarvi questa cosa, ma questo è un altro discorso, sai, ogni tanto io lancio qualche frecciatina. Quindi essendo, dice lui, questo Ireneo, discepolo di Policarpo, che a sua volta fu discepolo di Giovanni l'Apostolo, abbiamo l'assoluta certezza, dice lui, che lui ebbe il più perfetto insegnamento. Benissimo. Subito dopo dice qualcosa e cita una frase che Ireneo avrebbe detto, dice pure dove sta scritta, ma non mi ricordo, e dice che perché Ireneo ha negato la Trinità e ha detto che la Trinità non c'è. Questo lo ha detto Williams Magnus Branham. E io più lo leggevo questo suo scritto e più mi veniva da ridere, o forse meglio dire da piangere, per quanta ignoranza quest'uomo aveva. E grazie a Dio per questo, perché si è dato la zappa sui piedi. Benissimo, cari amici, vogliamo cominciare da adesso in poi a vedere se veramente questi candelabri, ovviamente saltiamo l'Apostolo Paolo perché lì siamo nella Bibbia, quindi se non credono nella Bibbia non crederanno neanche al trinitarismo dell'Apostolo Paolo, quindi lui lo lasceremo a parte e cominceremo direttamente con Ireneo. Benissimo, cari amici, vogliamo cominciare da questo momento a esaminare questi cinque candelabri, perché Paolo lo mettiamo a parte, il settimo sarebbe sto fenomeno, quindi ne rimangono cinque, e vediamo un po' se questi cinque candelabri pieni di luce, pieni di splendore, pieni della rivelazione, erano l'Evangelo impersonificato, mandati dallo Spirito Santo senza errori, Ireneo proprio ha negato la Trinità, vediamo se veramente quest'uomo ci ha detto la verità o ci ha detto il falso, e se la dottrina branamista ha un fondamento storico, perché qui siamo proprio in piena storia, oppure il suo fondamento posta sul fumo, quindi sul nulla, quindi sull'aria. Andiamo avanti. Ireneo confutò Marcione,
voi sapete chi era Marcione, l'abbiamo già spiegato, quando abbiamo dimostrato che la Trinità esiste molto prima di Nicea, abbiamo parlato di Marcione. Ireneo scrisse diversi trattati, diversi. Uno di questi, il più noto e lo più confacente a quello che riguarda questa sessione, si chiama Contro le eresie. Nella parte 4 di questo scritto, Contro le eresie, Ireneo scrive queste testuali parole. Ripeto, il riferimento è Libro di Ireneo, titolo Contro le eresie, volume 4, libro 4, ok? Si trova questo scritto qua, ecco qui il riferimento. Dice Ireneo: il padre ha pianificato tutto bene dando i suoi ordini. Il padre. Poi dice: il figlio ha portato i suoi ordini all'esecuzione e realizzazione dell'opera della creazione, e lo Spirito Santo ha nutrito e dato crescimento. Ripeto, Contro le eresie, libro 4. Sempre Contro le eresie, libro 1, scritto nel 180 d.C., ma come? Ma non era nata nel 325 Nicea la Trinità? Oh mamma mia! Cosa? Non è nata nel 325 la Trinità? Contro le eresie, scrive Ireneo, libro 1, lo scrive nel 180 d.C. Più di 100 anni prima di Nicea, nel 325, molto prima, più di 120 anni. Ireneo scrive nel libro 1, Contro le eresie, perché la Chiesa, anche se dispersa per tutto il mondo fino ai confini della terra, ha ricevuto dagli apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio, il Padre Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, del mare e di tutto ciò che in essi vi è. E in un Gesù, il Figlio di Dio, che si è fatto carne per la nostra salvezza. E nello Spirito Santo che ha annunciato attraverso dei profeti la nascita dalla Vergine, la passione e la risurrezione dei morti, affinché a Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Re, in accordo con l'approvazione del Padre invisibile, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, nella terra e sotto la terra. Sempre Ireneo scrive Contro le eresie, libro 4, capitolo 5, dice: Cristo stesso, insieme con il Padre, è Dio dei vivi, che ha portato a Mosè e si è anche manifestato ai padri. Siamo nel 180 d.C., molto prima di Nicea. Sempre Contro le eresie, libro 4, dice: la parola, che è il Figlio, era sempre stata con il Padre. Ireneo era antitrinitario, ha detto questo buffone. Questo è un buffone. È stato un buffone, adesso è morto. Poi vi dirò dove è sepolto. Ireneo confutò la posizione dei gnostici, se ben ricordate. Lo gnosticismo, tra l'altro, viene descritto in un libro massonico, è tutta una situazione con Marcione, con il Simone il Mago, una cosa che parleremo quando faremo il video della predestinazione, che praticamente è pronto, però mo l'abbiamo messo un po' da parte perché lo faremo. Quindi confutò i gnostici sul significato di Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Benissimo. E quindi li confutò Ireneo.
perché i gnostici dicevano che il plurale era, riguardava gli angeli, che poi sta cosa viene dagli ebrei, c'è tutto uno studio, insomma. E Ireneo dice: ma quale angeli? Ma che sta da dire? Quando il Signore ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, parlava degli angeli, ma ignoranti che non siete angeli, lì sta dicendo facciamo, quindi si tratta di un'opera di creazione, un'opera creatrice, quindi facciamo, e che lo fanno insieme, e che gli angeli hanno potere di creazione. Questo è il senso di quello che gli dice Ireneo, e gli dice siete degli ignoranti, non avete capito niente, altro che. Ma leggiamolo testualmente quello che lui ha detto. Contro l'eresia, scrive sempre questo che stiamo per leggere, si trova nel libro di Ireneo intitolato Contro le eresie, libro 4, potete cercarlo, potete leggervelo. Dice Ireneo: non sono stati gli angeli, parlando appunto di Genesi 1:26, non sono stati gli angeli che hanno creato l'uomo, non sono stati gli angeli, pertanto non ci hanno fatto e non ci hanno formato. Sto leggendo testualmente. Perché Dio non ha avuto bisogno di questi esseri per la realizzazione dell'uomo. Ciò che lui stesso aveva deciso in anticipo con se stesso, quello che era da farsi, come se lui non ne possedesse le proprie mani. Perché con lui sono stati sempre presenti la parola, Gesù, la sapienza, lo Spirito Santo, il Figlio e lo Spirito, quindi, per i quali e nei quali liberamente e spontaneamente egli fece tutte le cose, ai quali anche parlò dicendo facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Gli angeli non hanno potere creazionale, è una blasfemia. Questo l'ho aggiunto io, l'ultima frase, gli angeli non hanno potere creazionale, è una blasfemia, questa frase l'ho aggiunta io. Finisce lui con la frase appunto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, Genesi 1:26. Lui appunto respinge lo gnosticismo e respinge la posizione dei gnostici che dicono che facciamo, il pluralis non è né maiestatis né tantomeno intende gli angeli. Continuiamo. Ireneo scrive sempre nel suo trattato intitolato Contro le eresie, sempre nel libro 4, dice: pertanto così è stato rivelato Dio, perché Dio il Padre si mostra avanti attraverso di tutte queste operazioni, lo Spirito veramente lavorando e il Figlio ministrando, mentre che il Padre si trovava approvando e la salvezza dell'uomo veniva portata a termine. Contro le eresie, libro 4. Siccome ci sono molti cattolici che ci seguono, andate dal vostro parroco, sacerdote, loro le sanno queste cose, e ditegli: ma è vero che Ireneo ha detto tutto questo? Qui è storia, eh? È storia. Libro 4 di Ireneo, Contro le eresie. Qui non si tratta, non abbiamo ancora aperto la Bibbia e già stiamo vedendo come la dottrina branamita, dal momento in cui è stata creata da questo essere posseduto, era destinata ad autodistruggersi, cioè non c'è bisogno neanche di Alessio Evangelisti che la distrugga, semplicemente essa si distrugge da sola. Ireneo menzionò molte altre cose, tra cui vogliamo leggere questo. Egli disse: senza lo Spirito Santo non è possibile vedere al Figlio di Dio, e senza il Figlio nessuno ha accesso al Padre. Alleluia. Dal momento che la conoscenza del Padre e del Figlio e la conoscenza del Figlio di Dio si ottiene tramite lo Spirito Santo. Per quanto riguarda lo Spirito, secondo il beneplacito del Padre, lo dispensa il Figlio come ministro a chi il Padre vuole e come il Padre vuole. Ma insomma, ma chi voleva prendere in giro questo mascalzone? Williams Marius Branham, a chi voleva prendere in giro? A quelli che vanno dietro i miracoli, che sentono le profezie, che vanno lì, che tu gli profetizzi e piangono, sì, profetizzami. Invece di leggere la Bibbia, ognuno è il pastore che si merita.
vogliamo continuare con Ireneo e fare durare questa seduta 40 ore? Vogliamo leggere tutto lo scritto contro le eresie? E domani stiamo ancora qui per dimostrare che Ireneo era trinitario? E no che ha negato la Trinità, come ebbe a dire Winias Marius Brahman, perché così è scritto, non mi ricordo dove, lui ha detto che, magari ha tirato fuori una frase da tutto il contesto, noi vi abbiamo citato, non vi dico quante frasi, e potremo stare qui ore a parlare di Ireneo. Grazie a Dio per l'ignoranza di questo uomo. Poi, secondo uomo, questo è un pochino più complicato, sia il secondo che il terzo, sia il terzo che il quarto personaggio, perché non è che ci sia una grandissima documentazione, ma comunque quella poca che c'è è molto interessante, sapete? È molto interessante. Benissimo. Vogliamo chi era che aspetta un po'. Scusate. Non mi ricordo più. Sì, no, era l'altro, perfetto. Benissimo, questo invece... Ah, mamma mia. Ascolta, ti voglio ricordare. Winias Marius Brahman ha detto che questi uomini erano ripieni dello Spirito Santo e che bisognava seguire loro, seguirli, bisognava fare quello che loro hanno detto. E qualche piccolo errore hanno fatto, ma bisognava seguirli, antitrinitari ovviamente. Benissimo, bene. Martino di Tours, ricordi? Martino, il coso di Martino lì, l'accappatoio di Martino, come si chiama? C'è tutta la storia che ha trovato uno, vabbè. Martino ha fatto la sua strada verso la città di Tours. E facendo questa strada divenne discepolo, ecco, di Ilario di Poitiers. Ok, Ilario di Poitiers. Ilario di Poitiers, se tu vai a studiare Ilario di Poitiers, Ilario di Poitiers fu un grande personaggio che fondò un movimento per i trinitari. Okay. E Martino di Tours fu un suo discepolo sempre. Non è che fu un discepolo suo all'inizio, poi dopo capì che non era in verità o nella verità, prese e se ne andò. No, Martino di Tours fu discepolo di Ilario di Poitiers sempre. Ora lo vedremo. A un certo punto c'è tutta una storia che Ilario di Poitiers viene preso e viene mandato in esilio. Martino di Tours va, diciamo, nel panico, se torna, se ne va via, non mi ricordo se venne qui in Italia, adesso questo non me lo ricordo, insomma c'è tutta la storia. Poi che cosa succede? Succede che Ilario di Poitiers torna dall'esilio. Come torna dall'esilio? Martino di Tours, che sarebbe il terzo candelabro, che fa? Va subito da Ilario di Poitiers. I due si incontrano, bene, si abbracciano, si baciano, per dire. E Ilario di Poitiers gli dà la benedizione a Martino di Tours, il quale Martino di Tours cosa fa? Va e fonda un monastero. Monastero? Sì, fonda un monastero. Ma perché Gesù si è rinchiuso dentro un monastero? Terzo candelabro? Gesù si è rinchiuso dentro un monastero? I monasteri sono approvati dalla Bibbia? Rinchiudersi dentro quattro mura e non uscire mai, o fare la monaca di clausura e non uscire mai, sta nella Bibbia? Domanda. Non mi pare. Ma come? Ma non erano uomini da seguire? Sì, erano uomini da seguire. Il primo monastero d'Europa fu fondato da Martino di Tours. E noi dobbiamo seguire questi, signor Winias Marius Brahman, anche se è morta non mi sente? Dobbiamo seguire questi, ma lei, signor Brahman, lei non è molto nelle proprie facoltà di intendere e di volere. Lei ha qualche problemino. Era meglio che continuava a fare il cacciatore. Ovviamente so che non mi sta sentendo, perché i morti non ci possono sentire. Sto ironizzando. Benissimo. Martino
Martino si impegnò nella lotta contro l'arianesimo per difendere proprio la Trinità. Alleluia. Altro che. Martino morì su un cilicio. Ma la Bibbia ci insegna che noi ci dobbiamo infliggere dolore? Ah sì? Allora ci dobbiamo pure flagellare. Se noi dobbiamo seguire questi, l'ha detto il Branamita lì, che noi lo dobbiamo seguire, che questi erano uomini evangelici, proprio di un evangelicismo incredibile, ripieni di Spirito Santo. Qualche piccolo errore, sì, qualche piccolo errore. Fondiamo un monastero, ci rinchiudiamo tutti dentro, poi se mettiamo sui cilici, poi ci flagelliamo, ma sì, qualche piccolo errore, che vuoi che sia? Che cos'è? Cosa sono queste cose? Ma niente, niente, benissimo. Bene. Dobbiamo notare, per quelli che dicono che i biografi di Martino di Tours fossero stati poco corretti, e che non avessero rapportato la storia fedelmente, che Branham nel suo libro avalla i biografi di Martino di Tours e dice che sono affidabili. Oh. Lo ha detto Branham. Quindi non puoi dire che la storia è stata raccontata erroneamente. Branham, nel suo libro, Le sette chiese, le sette epoche, come si chiama, dice che i biografi di Martino di Tours sono giusti. Leggetelo. Ecco perché quando io l'ho letto dico, ma questo, ma come sta? Ma sta bene. Vabbè, poi c'è il famoso mantello di San Martino, vabbè, i suoi genitori. E poi potremmo dire molte altre cose, ma andiamo avanti. Benissimo. Passiamo al quarto candelabro, Columba d'Irlanda, 521-597. Benissimo. Questo uomo è stato un grande santo uomo di Dio. Sì, lo ha detto William Marius Branham nel suo libro. Come abbiamo già detto prima, lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta. Noi ripetiamo molto. Ha detto che questi candelabri sono stati la luce del mondo. Vanno seguiti. Erano proprio la luce dell'Evangelo, ripieni della potenza dello Spirito Santo. Specialmente Columba d'Irlanda, fu un uomo proprio ripieno di Spirito Santo, di una cosa proprio al bacio. Sì, pensate che racconta la storia che ci fu un episodio chiamato il libro, eccetera, eccetera, poi ve lo dirò, che praticamente quest'uomo copia sto libro, viene preso in flagrante, viene denunciato perché doveva essere restituito ciò che era stato illegittimamente copiato. Lui non volle restituirlo, quindi c'è un processo vero e proprio, e nel processo viene obbligato a restituirlo. Lui lo restituisce, se la lega al ditino questo santo uomo di Dio, e siccome questo santo uomo di Dio era di famiglia nobile ed era molto potente, cosa fa? Raduna, a proposito dei piccoli errori, e ha fatto un piccolo errore, ma come dice appunto il Branamita, ha fatto un piccolo errore, anche perché era completamente ripieno di Spirito Santo, talmente tanto che ha formato un esercito, ha fatto guerra al re e ha fatto questo piccolo errore, sì, quello di uccidere 3.000 persone. Ma sì, un piccolo errore, che vuoi che sia, caro amico? Cosa sono queste sviste? Sai, strada facendo, un santo uomo di Dio si sbaglia per caso e uccide 3.000 persone. Voglio dire, a chi non è mai successo di uccidere 3.000 persone? Succede a tutti. Uno esce la mattina, poi mi sono sbagliato, ho ucciso 3.000 persone. Ma sì, è un santo uomo di Dio in fondo, chi è che non sbaglia mai? Adesso ho capito perché alcuni, non tutti, di loro sono molto violenti nei loro video, insultano, parolacce, minacce, e i loro sostenitori
invece di denunciarli, accusarli e metterli in riga, dicono: beh, almeno lui dimostra quello che è, tu invece fai finta. Ah, io faccio finta. Beh, almeno, perché io poi rispondo, almeno io ci riesco a fare finta. Qualcuno neanche quello riesce a fare. E poi il fatto che tu riconosci il peccato non ti giustifica, perché intanto la giustificazione è per grazia mediante il sangue di Cristo. E poi, vero è che va riconosciuto, ma va anche lasciato. Ma che tu riconosci che sei una persona che dice parolacce, che insulta, che minaccia, e poi non lasci quello, non ti giustifica, non lo giustifica, caro amico, non ti giustifica neanche a te che segui queste persone. Questo signore, questo santo uomo di Dio che per errore ha ucciso 3.000 persone, voglio dire, chi è che non gli capita di uccidere 3.000 persone? Ogni giorno tutti si esce fuori la strada e per errore, ops, mi sono sbagliato, ho ucciso 3.000 persone. Ma questa, come dice William Marius Branham, è un piccolo errore. Questo signore divenne abate di monasteri. Abate di monasteri? Sì, divenne abate. Ah, pure questo stava messo nei monasteri. Ah, vabbè, già abbiamo parlato dei monasteri. Ma abate di monasteri? Tu che sei cattolico? Dai, io non sono cattolico, mai stato. Ma tu che sei cattolico? Cos'è un abate? Io non so un granché di cattolicesimo, sono sincero, sono ignorante. Ma tu che sei cattolico sai che cos'è un abate? Io più o meno mi sembra di aver capito, ma non voglio cimentarmi in questo perché magari dico sciocchezze. Quando non ho competenza, me sto zitto. Ma per quanto possa essere ignorante io nel cattolicesimo, una cosa so, e tu che sei cattolico confermamelo. Un abate di monastero, fino a prova contraria, mi pare che sia un cattolico, o no? O un musulmano può diventare abate di un monastero? Mi pare di no, tantomeno un evangelico. Quindi, abate di monastero significa cattolico. Bene, ti risulta che il cattolico sia antitrinitario? A me non mi risulta. Ebbene, secondo William Marius Branham, era antitrinitario. Benissimo, cari amici, andiamo a finire, dai. Parlo anche di Martin Lutero. Oh sì, perché Martin Lutero, un altro santo di Dio. Martin Lutero è stato di una santità proprio incredibile. Bene, Martin Lutero a un certo punto arriva. Allora, abbiamo visto che Martino di Tours crea il primo monastero d'Europa. Columba d'Irlanda diventa abate di monasteri, che va proprio contro la Bibbia, perché il monastero, i monasteri, la cosa di clausura, le monache di clausura non sono condannate dalla Bibbia. Quindi arriva il quinto candelabro, gloria a Dio, arriva sto quinto candelabro e che fa? Attacca la vita monastica e i monasteri. Ah, ma certo che sto William Marius Branham l'ha scelti proprio bene questi candelabri, proprio non ci ha dormito la notte, proprio di un equilibrio proprio, hai capito? Vabbè, c'è una grande differenza tra Martino di Tours, Columba d'Irlanda, Lutero, Martin Lutero. C'è proprio l'uno contro l'altro. E quindi attacca la vita monastica. Martin Lutero, se ben ricordate, ma prima di dirvi questo, Martin Lutero, pure lui, secondo, come dice William Marius Branham, avrebbero fatto magari qualche piccolo errore, qualcosina così, sai, quell'altro è uscito fuori nella strada, ha ammazzato 3.000 persone. E Martin Lutero che ha fatto? Ma Martin Lutero no! Si è svegliato la mattina, così per caso quella notte aveva dormito male, ha preso carta e penna, si è messo a scrivere un libro, e ha scritto un libro contro gli ebrei,
dove praticamente gliel'ha dette di tutti i colori, tra cui che gli ebrei sarebbero stati dovuti essere uccisi se non si fossero attenuti a quello che erano le sue idee, sarebbero dovuti essere maltrattati, che erano maledetti, che dovevano uscire fuori dalla nazione, dovevano tornarsene alla loro terra. E praticamente intitolò questo libro reperibile, intitolato Degli ebrei e delle loro menzogne. Questo libro fu usato da Adolf Hitler, e durante il periodo che quella bestia, che alcuni dicono io rispetto Adolf Hitler come uomo, tu rispetti Adolf Hitler come uomo, chi dice che rispetta Adolf Hitler come uomo è perché una bestia come lui, perché Adolf Hitler non era un uomo. Adolf Hitler è stato un essere umano quando era bambino, appena nato. Ma quando si è fatto grosso, da uomo è diventato una bestia. E io Adolf Hitler non lo rispetto, perché Adolf Hitler è stato un maledetto, cioè separato da Dio e sta bruciando nelle pene eterne. E non si può dire io rispetto Adolf Hitler come uomo. Adolf Hitler e il suo pensiero è una bestia. Tu non hai capito niente, amico mio, della parola di Dio, non hai capito niente. Quindi il primo trattato antisemita dell'epoca moderna lo ha fatto Martin Lutero, un ecclesiastico, ma come dice Williams Marius Brahma, parte piccolo errore, si è svegliato la mattina, presa la penna, gli è sfuggita sta virgola e è uscito fuori sto libro, che vuoi che sia. Erano uomini ripieni di Spirito Santo, santi uomini di Dio. Poi, no, la Trinità non c'è. Vedi, Ireneo, dove trovi la Trinità? Benissimo. Martin Lutero, a proposito di Trinità, Martin Lutero scrisse un libro che si chiama Libero Arbitrio. Viene altresì conosciuto o chiamato Servo Arbitrio. Lo potete leggere, è un documento storico. Il Martin Lutero ebbe a scrivere nei confronti della Trinità quanto segue. In questo libro, che si intitola Libero Arbitrio o Servo Arbitrio, scrisse Martin Lutero, ve lo leggo testuale: in effetto, che cosa sublime può rimanere occulta nella scrittura? Una volta tolti i sigilli e rimessa la pietra dell'entrata al sepolcro, è stato svelato il più grande dei misteri. Quali? Primo, che Cristo, il Figlio di Dio, è stato fatto uomo. Secondo, che Dio è trino ed è uno. Aspetta, lo rileggo. Primo, che Cristo, il Figlio di Dio, è stato fatto uomo. Secondo, che Dio è trino ed è uno. Terzo, e che Cristo ha patito per il nostro bene e regnerà per sempre. Pagina 7, nello scritto nel documento che ho io, pagina 7, poi se tu ne hai un altro può variare la pagina, ma non è questo, no? Ecco perché a me non mi piace dare pagine, però comunque. Lo scritto è Libero Arbitrio o Servo Arbitrio. Scrisse altrettanto la scrittura, sempre Martin Lutero, la scrittura scrisse questo: la scrittura semplicemente confessa la Trinità di Dio. Qui non c'è niente di oscuro o di ambiguo. Questo subito dopo, nella pagina successiva. Poi dice: i sofisti espongono le proprie idee, i loro sogni, accusa e condanna loro, ma assolvi le scritture. Ora però, se ti riferisci alla sostanza dell'assunto stesso, nuovamente ti ripeto che non devi accusare le scritture, piuttosto agli ariani e tutti quelli che dicono che l'Evangelo è coperto. Infatti, è per l'operazione di Satana. Il loro Dio non giungono quindi a vedere la chiarissima testimonianza nei confronti della divinità la quale è trina.
e sulla natura umana di Cristo. Martin Lutero scrisse un libro intitolato La cattività babilonese della Chiesa, sulla parte riguardante il sacramento del battesimo. Egli scrisse quanto segue: Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Due persone. Ancora scrisse: il cristiano, anche se vuole, nonostante i suoi peccati, non può perdere la salvezza, a meno che si impegni a non credere. Cioè che lui sta dicendo che il cristiano, anche se pecca, non perde la sua salvezza. A mappa. E noi dobbiamo seguire questo insegnamento? Secondo William Marius Branham, sì. Questi uomini, l'abbiamo letto all'inizio, ha scritto, vanno seguiti, sono completamente ripieni, qualche piccolo errore. Ma sì, uno ne ha ammazzati 3.000, uno ha fatto un trattato contro gli ebrei, gliel'ha detto di tutti i colori, ha incentivato la persecuzione, l'uccisione degli ebrei, quando la Bibbia dice che chi avrà maledetto un ebreo sarà maledetto da Dio e chi avrà benedetto un ebreo sarà benedetto da Dio. Leggiti Genesi capitolo 12. Leggiti Romani 9, 10 e 11. Gesù Cristo era ebreo. Ecco perché io insegno sempre: benedite gli ebrei, aiutate gli ebrei, date da mangiare agli ebrei. Se vedi un ebreo in difficoltà, aiutalo, perché è un comandamento di Dio. Questo non significa poi che non dobbiamo aiutare tutto il resto del mondo, come ci accusano molti. Ma è normale che tu ami la tua famiglia più degli altri o no? O tu mi ami a me che non mi conosci come tua madre e tuo padre? Non credo. Ma il fatto che tu ami la tua famiglia, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli più degli altri, questo non, né ti fa odiare gli altri, né ti impedisce di aiutarli. E così siamo noi con gli ebrei. Noi amiamo gli ebrei come popolo particolare di Dio, li benediciamo, li aiutiamo, ma a sua volta amiamo anche tutto il resto del mondo e li aiutiamo. Quindi non metteteci parole in bocca che non abbiamo mai detto e che sono frutto della fantasia di qualcuno. Benissimo. Andiamo avanti. Sempre in questo libro, La cattività babilonese della Chiesa, Martin Lutero scriverà: è una aiuta efficace per la fede il sapere che nessuno viene battezzato da un uomo, piuttosto dalla stessa Trinità, qui c'è tutto un ragionamento, la quale si usa di un uomo, il battezzatore, per attuare. Poi continua e dice che la maniera giusta per battezzare è nel nome di Gesù. Ecco qui il cavillo. Lui dice: la maniera giusta di battezzare, però, nonostante c'è la Trinità, è nel nome di Gesù, non nel nome della Trinità. Questo sì. Quello però che conta per Lutero, che lo devi leggere tutto, Lutero, è la fede del battezzato e il modo trova il tempo che trova. Quindi, secondo Lutero, quando si battezza nel nome di Gesù, in verità è tutta la Trinità che sta attuando. Perché Lutero vedeva un po', fa l'errore che fanno molti. Quindi Lutero confessò la Trinità, credeva nella Trinità e lui diceva, quando perché lui vedeva l'azione di colui che si battezza, la circoscriveva tutta quanta nella fede. Sto semplicemente adesso raccontando la sua visione. Ecco. E quindi la Trinità attuava in quello. E si faceva nel nome di Gesù, perché Lutero diceva che siccome gli atti degli apostoli, eccetera, eccetera, ma la Trinità attua benissimo in quel battesimo, e sono tre persone. Benissimo. A conferma di questo, Martin Lutero scrisse nel suo, diciamo, c'è un libro chiamato Discorsi a tavola di Lutero, e troviamo scritto quanto segue in questo libro. Ilario e Agostino, dice a Lutero, Ilario e Agostino, spronati per via degli eretici, ebbero a dire delle verità molto chiare sulla Trinità e sulla giustificazione. E questi furono trinitari, in particolare Agostino. Lutero non poteva comunque
avere le idee chiare sulla formula battesimale. A proposito di battezzare nel nome di Gesù, lui non aveva le idee chiare dal momento in cui veniva dal cattolicesimo e battezzava anche i bambini, anche se Lutero ebbe a dire che battezzare i bambini non lo troviamo nella Bibbia, però lui battezzava i bambini. Di fatto poi agiva in modo diverso. È un paradosso, ma è una verità storica. Che poi tu la vuoi accettare o non la vuoi accettare, questo è un tuo problema. Io ti sto dando la documentazione e ti sto portando un ragionamento filologico, storico, razionale. E ti sto dimostrando come questo uomo, Williams Marius Branham, è stato uno svitato, è stato un incompetente, non è stato intelligente, non aveva la più vasta conoscenza di quello che è il discorso teologico, biblico, niente, e non sapeva né intendere, non era in grado né di intendere né di volere. C'è un libro che si chiama Catechismo Minore. Vedete, non è che uno fa i video così, uno prima che... A parte questo l'abbiamo fatto un 448, diciamo, ci ho messo 4 giorni a prepararlo. Questo qui ho fatto presto. Ve l'ho detto, quando ho sentito sta teoria di questo qua, ho preso tutti i libri, ho messo a posto le carte, devo solo leggere, tanto non devo fare niente. Martin Lutero, Catechismo Minore, perché lui ha scritto 2 libri su questo argomento. Uno si chiama Catechismo Maggiore e uno si chiama Catechismo Minore. Quello che vi sto per leggere è il Catechismo Minore. In questo libro Martin Lutero scrisse: il terzo giorno risorse, salì al cielo, dove è seduto alla destra del Padre Onnipotente. Articolo 2 di Catechismo Minore. Che ne pensate? Benissimo, che ne pensate? Come va la seduta? Tutto bene? Qualcuno è svenuto? Ha chiamato la Croce Rossa? Si è sentito male? Abbiate pazienza, se stai male, chiama Williams Marius Branham che ti faccia il miracolo, così poi ti passa. Allora, John Wesley, è una seduta un po' divertente. John Wesley è stato il sesto candelabro. John Wesley è stato un gran personaggio. John Wesley, alcuni si confondono con John Wesley, fondatore del metodismo. Alcuni si confondono con questo personaggio perché ci troviamo in tutto un contesto storico e quindi va visto in questo contesto storico. John Wesley disse: io non ho nessun problema con l'uso della Trinità, del termine, con l'uso del termine della Trinità. Proprio lo scrisse nero su bianco: non ho nessun problema con l'uso del termine della Trinità, ma poiché questo termine non si trova nella parola di Dio, cerco di starci attento. Quindi presto attenzione nell'usare la parola Trinità e anche nell'usare il termine persona, in quanto questi termini non si trovano nella parola di Dio. Ma egli disse: io credo che il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Quindi alcuni, siccome vogliono per forza vedere le cose come gli dice il loro ventre e fanno che la parola di Dio sia a loro somiglianza e non si fanno loro a somiglianza della parola di Dio, tergiversano le parole degli altri. John Wesley, proprio per questo, insomma, non fu un grande scrittore sul tema trinitario, no, a differenza di altri, anche perché tutto sommato in quel contesto in cui visse lui forse non ce ne fu molto bisogno, no, non lo so, sta di fatto che insomma lui più che altro puntò su altre cose, venivano fuori dalla riforma, insomma siamo intorno al 1700, insomma. Martin Lutero nel 1775, l'8 maggio, fece un sermone. I sermoni di John Wesley, io ce li ho, tutto quello che vi ho dato ce l'ho tutti, non è che... però dico questo, io l'ho perché sono fatti bene, cioè praticamente c'è questo libro dove appaiono tutti quanti i sermoni e sono numerati. Quindi
In questo trattato che raccoglie i suoi sermoni ce n'è uno particolare, sapete, si chiama Sermone 55 di John Wesley, fu scritto l'8 maggio del 1775. In questo sermone lui tratta la Trinità e tratta un argomento che veramente, se fino adesso ti sei sentito male, se sei a favore di di William Marius Branham, con questo te dovranno ricoverare, perché lui parlò proprio del codice giovanneo. John Wesley, dottore, laureato ad Oxford, grande dotto, grande biblista, grande erudito, parlò del codice giovanneo, prima Giovanni 5:7, quando dice: perché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono una sola stessa cosa. Questo codice giovanneo, per farla breve all'ascoltatore giovane, in verità, infatti qualcuno ogni tanto mi scrive: ma si trova nei testi originali? Io rispondo, perché noi diciamo la verità, noi li leggiamo i testi originali, ce l'ho qua, so pieno. No, non si trova nei testi originali ali, non si trova. Effettivamente non si trova, ma questo non annulla il concetto della Trinità, perché ce ne sono un altro miliardo di passi che parlano della Trinità, non abbiamo bisogno di questo, ma questo non si trova. E John Wesley nel suo sermone numero 55, fatto l'8 maggio 1775, parla della Trinità, avalla la Trinità e comincia proprio con questo passo. Qualcuno dirà: perché era un ignorante, perché lui non sapeva che questo passo non si trova nei testi originali. E io dico: guarda, qui se c'è un ignorante è William Marius Branham, non John Wesley. John Wesley non era un ignorante. John Wesley è stato un santo uomo di Dio, gloria a Dio, e John Wesley è stato un erudito, a differenza del Branhamita lì che andava in giro a sparare gli uccellini, e che c'aveva sta casa piena di teste, di tutto, di tori, di tutti questi animali esotici, serpenti, chi più ne ha più ne metta. No, John Wesley, laureato ad Oxford, sapeva perfettamente che questo codice, chiamato il codice giovanneo, non si trova nei testi originali. E lui comincia proprio con questo e lo dice: io già lo so che voi mi direte che questo codice non si trova nei testi originali, dice John Wesley. Leggetelo, Sermone 55, comprateveli i libri, cari ascoltatori, e investite nelle cose di Dio. Bene. E lui dice: tutti danno addosso a questo verso e dicono che non si trova negli originali, dice John Wesley. E poi aggiunge: è vero, non c'è negli originali. E allora John Wesley pure gli piaceva fare la domanda del milione. Non solo a me piace fare la domanda del milione. Se io riesco a ragionare, come potete vedere, io credo che John Wesley ragionava molto più di me. Uno come lui è veramente stato un uomo molto erudito. E John Wesley fa la domanda del milione: ok, non c'è nei testi originali, benissimo, e allora da dove è uscito fuori? Chiede John Wesley. In questo sermone sta predicando, Sermone 55, 1775, 8 maggio, sta predicando. Ora io ve lo dico con parole mie. E allora John Wesley inizia a esporre questo argomento appunto nel suo sermone. Egli, Wesley, si trova perfettamente d'accordo, dice in questo sermone, con il miglior teologo del Nuovo Testamento dell'epoca sua, il dottor John Albert Bengel, 1687-1752. E lui dice: io mi trovo perfettamente d'accordo con lui, specialmente su questi punti, che per quanto riguarda l'attendibilità del codice giovanneo, pur non trovandosi nei testi originali, infatti, dice Wesley, questo grande teologo dimostrò che il codice giovanneo è attendibile con i seguenti
riflessioni, con le seguenti riflessioni. Numero uno, disse, John Wesley disse, citando questo personaggio, questo dotto, questo teologo, il miglior teologo del Nuovo Testamento dell'epoca sua. Secondo John Wesley, un teologo è un grande dottore, dice, anche se questo codice giovanneo manca, anche se manca in molti manoscritti, è presente però nella maggior parte di questi. Cioè, che dove manca sono la minoranza, ma nella maggior parte comunque si trova. Non è che non c'è in quelli più antichi, ma c'è nella maggior parte poi. E non è il contrario. E inoltre in quelli più autorevoli. Poi dice John Wesley, viene citato da una infinità di scrittori antichi e in successione. E questo avviene a cominciare da San Giovanni a Costantino. Altro che la Trinità è nata nel 325, subito da San Giovanni, dall'epoca apostolica. In caso contrario non sarebbe stato utilizzato fin dall'inizio da un così alto numero di scrittori. Infatti noi abbiamo dimostrato che, a proposito, Matteo 28:19, quando dice andate per tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si trova invece in tutti i testi originali, a cominciare da il Codex Sinaiticus, che noi vi diamo anche l'indirizzo web, che è www.codexsinaiticus.org. andate là, andate in The Sea Manuscript e ve lo cercate e troverete la formula battesimale che praticamente tutti quanti hanno sempre citato fin dal 60 d.C., a cominciare dalla Didache e da tutti quanti i documenti successivi e da tutti quanti i primi discepoli, i primi cristiani, a cominciare appunto in tutta quella che è l'epoca patristica, che va dal 100 al 451. E quindi lui dice che questo verso, oltre a quello che vi ho citato io, Matteo 28:19, il codice giovanneo, tutti quanti, moltissimi, a cominciare da Giovanni fino a Costantino, lo hanno sempre citato. E quindi se lo hanno sempre citato, vuol dire che questo c'era nei testi originali, ma qualcuno ci ha messo lo zampino. Poi vedremo chi è sto qualcuno. Qui è John Wesley che sta parlando, Sermone 55, 1775, 8 maggio, documento storico, Trinità. A proposito che questi non erano trinitari. Benissimo. E poi dice, il terzo punto per cui avalla il codice giovanneo è il seguente. Il fatto che manca in alcuni manoscritti antichi è facilmente spiegabile. Qui è il dottore, il grande teologo dell'epoca sua, che dice queste cose, John Wesley le sta avallando. Quindi è ben spiegabile questo, il fatto che manca. Se ben ricordate, dice questo teologo, il successore di Costantino, non dai il nome, però ve lo do io, fu Costanzo, no? L'abbiamo trattata questa materia qua, appunto quando abbiamo dimostrato che la Trinità è stata sempre presente prima di Nicea. Quindi Costanzo fu un acerrimo filo ariano. E io ti ricordo anche Costantino, perché all'inizio Costantino stava un po' così, no? Non è mai stato un cristiano. Ma poi alla fine prende l'indirizzo, la piega verso l'arianesimo e alla fine fu battezzato da un ariano. Quindi questo Costanzo fu un acerrimo filo ariano, il quale usò tutti i mezzi per promuovere il suo nocivo credo. In particolare cercò di annullare la posizione niceana con la sua dogmatizzazione della Trinità, quindi cercò di annullare, no? Perché nel 325 non viene creato il discorso Trinità, ma viene, come dire, reso autorevole, perché fino all'epoca si stavano ammazzando questa Trinità, e quindi chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, anche se sono stati sempre in minoranza quelli contro la Trinità, ma con Nicea c'è stato un vero e proprio tribunale, ed è appunto il primo concilio ecumenico. Quindi con Nicea viene dogmatizzata la Trinità a livello generale. E
lo sconfinamento di Atanasio di Alessandria, quindi questo Costanzo sconfinò Atanasio di Alessandria, che era trinitario, quindi fece questo Costanzo una grande guerra contro la Trinità, contro la dottrina della Trinità, contro i trinitari. E questo Atanasio fece anche uccidere Ablabio con delle false accuse, questo Costanzo che era appunto ariano antitrinitario. In questo clima, questo lui non fa il nome perché gli dice successore di Costantino, ma sappiamo che era Costanzo, quindi lo facciamo noi il nome. In questo clima, questo Costanzo non esitò nel bruciare libri e quindi far scomparire da questi il codice giovanneo, appunto prima Giovanni 5:7. Ecco qui la spiegazione che dà John Wesley a proposito del codice giovanneo. Che ne dite? Quindi John Wesley si schiera radicalmente a favore della canonicità del codice giovanneo, e anche noi e anche molti. Benissimo. E gli fa un esempio, fa tutto l'esempio del sole, che come tu non capisci come arriva il sole, eccetera, eccetera, così non puoi capire la Trinità. Poi fa l'esempio della terra che è sospesa nel vuoto, tu non te lo sai spiegare questo, e così, e col discorso dirà egli, se voi mi spiegate tutti questi misteri, dice lui, e fa questa affermazione, dice, allora spiegatemi queste cose, se voi me le spiegate io vi spiegherò ciò che concerne il Dio triuno. John Wesley disse questo e aggiungerà che è rammanicato per tutti quelli che non credono nella Trinità. Questo è scritto, lo ripetiamo nuovamente, sermone 55. C'è molto altro che lui scrisse, qui ce l'ho tutto riportato nero su bianco. Mo è un po' che parlo, se continuo va a finire veramente che la faccio troppo lunga, vorrei un attimo chiudere. Voglio chiudere con John Wesley, non voglio leggere tutto il resto perché si va a dilungare. Lo potete acquistare, non so come, non so se c'è in italiano sul web, non lo so, comunque è il sermone 55 di John Wesley, in inglese sicuramente lo trovate, anche in altre lingue, gloria a Dio. Poi, per terminare, dice John Wesley, il mio pensiero su questo tema è il seguente: la conoscenza del Dio triuno è perfettamente intessuta con la fede cristiana vera. E adesso vorrei fare io una riflessione sulla Trinità, perché poi John Wesley fa tutto un discorso. Il fatto che tu non capisci qualche cosa non significa che tu devi annullare quella realtà o non la devi accettare, perché poi era questo il problema, ed è questo il problema che molti non comprendono, non capiscono, non riescono a far entrare nelle loro teste determinate realtà. E lui dice, non è quel Dio, non ci ha chiamato a comprendere come avvengono questi misteri, piuttosto ad accettare che questi esistono. Noi non sappiamo, fa tutto l'esempio anche dell'incarnazione, noi sappiamo che Cristo si è fatto uomo e ha preso un uomo, un corpo come il nostro, ma poi come questo si è concretizzato, il mistero, come lo Spirito Santo ha potuto entrare nel seno di Maria e poi prendere forma umana, questo mistero noi non lo comprendiamo. Dio non ci chiede di credere in quello, noi ci chiede di credere nel concetto che Dio si è fatto uomo, punto e basta, e così è la Trinità. E alcuni, non comprendendo questi misteri, semplicemente dicono non può essere, non esiste, e fanno applicano una coercizione nei propri confronti e praticamente non vogliono andare oltre, quindi credere e basta, perché così è scritto nella parola di Dio,
benedetto il santo nome del Signore, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In Apocalisse 5 c'era il Padre, c'era il Figlio, c'era l'agnello, troviamo Stefano che a un certo punto alza gli occhi al cielo, vede il Padre, vede il Figlio, Gesù Cristo, che ha detto di non pregare lui, che dobbiamo pregare il Padre nel nome suo. Nell'Antico Testamento troviamo l'angelo del Signore, l'angelo una persona, il Signore un'altra persona. Angelo significa messaggero, messaggero significa parola, parola significa Bibbia, Bibbia, parola, parola, Cristo, l'angelo del Signore, la parola del Signore, il Cristo del Signore, il Figlio del Signore, il Figlio del Padre, il Figlio del Dio, l'angelo del Signore. Vedete il nostro video, la Trinità nel pensiero giudaico antico. Gli esempi che potremmo fare sulla Trinità sono infiniti e via. Perché Dio è trino? Alcuni vogliono sapere perché Dio è trino. Bene, io rispondo. Io, questo è un pensiero mio che puoi condividere o non condividere. Perché Dio è trino? Domanda. Io rispondo stolto. Perché domandi questo? Domanda stolta, non lo puoi domandare. Dio è quello che è, punto, fine. Poi perché è trino, perché non è trino, o viceversa, non sono fatti nostri. Dio è trino, punto, fine. Contraddizione? No, contraddizione è quello che tu dici. Perché lì dice che c'è un padre e c'è un figlio, che c'era il trono con Dio sopra, poi c'era l'agnello. No, non sono due, sono uno. Questa è una contraddizione. Non che i tre sono uno, perfettamente uniti. Anche nella Genesi troviamo che i due si uniranno in matrimonio e diventeranno una sola carne. Contraddizione? No. Sei tu che ti stai contraddicendo. Poi prendono un passo isolato e dicono perché è scritto in Deuteronomio 6,4 che Dio è uno. Intanto lo stai decontestualizzando. E poi nell'originale non dice neanche questo. Perché lo Shema Israel nell'originale, noi abbiamo fatto il video, dice nella lingua originale, non dice Dio è uno, si può tranquillamente leggere al plurale, perché lì c'è tutto plurale, nella lingua originale. Potremmo parlare ore di questo. Ma io rispondo a questo, perché Dio è trino? Dio è trino. È gloria di Dio essere trino. Questa è una mia riflessione. Vedete, le persone in una semplice famiglia, ecco qui il termine che veniva usato nell'antichità, appunto famiglia in greco antico, vabbè qui c'è tutto uno studio. Comunque nella famiglia, in una semplice famiglia, ci sono 3-4 teste, non riescono mai ad andare d'accordo, non riescono mai ad andare d'accordo. 2-3 persone da sole non riescono mai ad andare d'accordo. Abbiamo famiglie che più passano gli anni, poi vedi il fratello, non si parla con l'altro fratello, con l'altra sorella, poi c'è l'eredità, quello gli dice le parolacce, quell'altro lo minaccia, 20 anni senza parlarsi. Vediamo che proprio c'è una totale disarmonia. È più facile vivere da soli che vivere insieme e andare d'accordo. Dio ha mostrato tutta la sua potenza in questo, che essendo tre, eppure sono perfettamente uniti in un solo pensiero, in un solo amore, in una sola missione, senza voler prevaricare. Ecco che la gente vuole prevaricare, perché io voglio diventare questo, quell'altro, che si accanisce contro i pentecostali, che anche lui era pentecostale e ora è un unitariano branamista che viene da noi, viene, questo però non ve lo dice, siccome non ha trovato spazio, perché voleva primeggiare, voleva essere qualcosa. Qualcuno mo se ritrova a far video di parolacce eccetera eccetera, completamente posseduto dal diavolo, che va dietro a questa persona a sua volta. Ecco qui come stiamo combinati. Dio ha mostrato tutta la sua gloria, alleluia, essendo tre persone. Dice, ma è per questo che è tre. Lui è tre, lui è uno, ma sono tre persone, punto e basta. Io lo accetto e basta. È come quelli che dicono, perché Dio ha lasciato libero il diavolo? Non lo sappiamo, ma una cosa sappiamo, che è più difficile e gli dà più gloria col diavolo libero e riuscendo comunque a dominarlo
e alla fine farà giustizia, e c'è tutto un piano divino in questo, che magari prenderlo e legarlo subito il tuo nemico. No, c'è un piano divino in quello. E poi abbiamo sbagliato noi e abbiamo peccato noi, perché quando Dio ci ha creato, noi eravamo perfetti, non avevamo nessun problema. Noi abbiamo dato le spalle a Dio, noi abbiamo peccato, noi abbiamo cercato di ucciderlo. Questo è scritto nella Genesi, non lo spiego, già l'ho spiegato in altri video. Benissimo. Fine del video. Questo William Marius Branham, nel suo libro, che vi ho appena citato, Le sette epoche della Chiesa, parla molto di adenominazionalismo. L'adenominazionalismo, cari amici miei, è irrazionale ed è anche sciocco, perché tu non puoi essere senza nome. E non è neanche biblico, oltretutto. Quando tu cammini per la strada, io mica ti chiamo coso, cosa, assolutamente. Devi avere un nome. Il nome ti descrive, descrive la tua persona, la tua personalità. La denominazione è questo, altrimenti in che credi? Ah, io credo in Gesù. Se credi in Gesù, se credi nella Bibbia, automaticamente sei un cristiano. Oppure credi in Allah. No, io non credo in Allah, non sei musulmano. Oppure credi in Buddha, no, non credo in Buddha, non sei un buddista. Un nome ce lo devi avere. L'adenominazionalismo è stato creato nel secondo concilio di Vaticano, nel concilio Vaticano II, non mi ricordo in che anno fu fatto, che era 69, 70, 71, intorno a quell'epoca. Da lì nasce l'adenominazionalismo e comincia ad essere inserito in questa società, perché dobbiamo entrare nel discorso ecumenico. Cerca di ragionare, poi da qui a entrare nell'orgoglio denominazionale, cioè che solo la mia denominazione è quella vera, solo la mia denominazione salva, questa è una blasfemia satanica, altrettanto come il contrario. È scritto in Fatti degli Apostoli, mi ricordo, capitolo 11, mi pare, che in Antiochia i cristiani furono chiamati così, appunto, cristiani furono chiamati. Tu devi avere un segno distintivo, altrimenti chi sei? Io credo che c'è un papa, ci sono dei santi, eccetera eccetera. Sei cattolico, basta, senza cristiano. Sei cattolico, devi avere un nome, un segno, non puoi essere adenominazionale. È illogico uno che dica così. Nel suo libro lui dice invece che dobbiamo essere adenominazionali, e tutti i seguaci di William Marius Branham vanno ripetendo a campanello quello che lui dice in questo libro. Se voi sentite i video di questi e leggete il libro, praticamente leggono a memoria tutto e lo ripetono, invece di leggere la Bibbia, e ripete la Bibbia a memoria, che sarebbe meglio. Come la tomba di William Marius Branham, eccola qui nella immagine, è una tomba piramidale con l'aquila sopra, che ha tutto un significato, l'occhio che tutto lo vede, ed è una tomba massonica. Guarda caso, quest'altra tomba, eccola qua, che è di Charles Russell, dei Testimoni di Geova, anzi di Genova, ha la stessa immagine. E noi sappiamo che se ne dica, che questa tomba è massonica. Qualcuno disse: no, però quando uno muore non è libero di decidere come lo metteranno sotto terra, con quale tomba. E io rispondo: non è vero, perché nessun ordine massonico farà un funerale massonico a chi non fa parte dell'ordine. Mi dispiace dirtelo, potrei dirti molte altre cose. Potete investigare questo caso qua, o ditemi voi quale personaggio storico ha mai ricevuto una tomba del genere. Mi dispiace dirvelo, ma le cose stanno così. Studiate l'argomento, le piramidi, i gradi massonici, la cosa delle stelle che predicava questo William Marius Branham, sono tutte cose che nella parola di Dio non si trovano. Benedetto. I seguaci di questo signore dicono, alcuni, se non tutti, dicono che qualsiasi credente che si definisce tale dovrebbe, lo dicono al condizionale, ma poi sappiamo che così non è, dovrebbe avere questo libro. Quale? Quello dei sette sigilli.
perché abbiamo appena apportato le delucidazioni in questo video. E noi ripetiamo, e noi ribadiamo, noi specifichiamo: qualsiasi cristiano che si definisce tale deve leggere la Bibbia e basta, il resto è tutto in più. Va bene la lettura, lo studio, per carità di Dio, noi lo diciamo sempre, assolutamente, ma quello che conta è leggere solo la Bibbia, il resto è tutto in più, che va bene. Anzi, noi incentiviamo i nostri giovani a andare all'università, assolutamente. Se sei un giovane, io ti consiglio di andare all'università, perché l'ignoranza è una brutta cosa. Impara soprattutto a pensare più che a conoscere. Impara a ragionare e poi applicati anche alla conoscenza. Ma per quanto riguarda le cose di Dio, l'unico libro che conta è la Bibbia e basta. E a proposito di tutti i miracoli che avrebbe fatto, tutte le profezie che avrebbe fatto questo Signore, concludiamo questo video con Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, e poi vogliamo leggere pure Matteo 7, mi pare 21. Deuteronomio 13 dice: quando sorgerà in mezzo di te un profeta o un sognatore di sogni, il quale ti darà alcun miracolo o prodigio, cioè che lo farà, e quel miracolo o prodigio che egli avrà detto avverrà, dicendo dopo di questo, dopo che questo avviene, dice: andiamo dietro di stranieri, cioè tipo che non c'è Trinità, i quali tu non hai né conosciuto, e ti dice serviamo loro, non attendere alle parole di quel profeta, né a quel sognatore di sogni, perciò che il Signore Dio vostro vi sta provando. Ecco perché Dio permette. Per conoscere se amate il Signore Dio vostro, cioè la parola di Dio, con tutto il vostro cuore, la parola è Cristo, con tutta l'anima vostra, andate dietro al Signore Dio vostro, cioè andate dietro alla parola di Dio, non ai miracoli. E Lui temete e osservate i Suoi comandamenti, ecco la parola, è sempre parola, 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 Cristo, Cristo, Cristo. E ubbidite la sua voce, ancora parola, non miracoli, parola, non segni, parola, non prodigi, parola. E non che non avvengono queste cose, qui non sta dicendo questo, qui sta dicendo un'altra cosa. E a lui servite, e a lui andrete, e facciasi morire quel profeta e quel sognatore. Oggi noi non applichiamo la pena di morte, come dicono alcuni che noi applichiamo la pena, che stiamo a favore, non è vero, tutto il pentecostalismo è contro la pena di morte mondiale, siamo centinaia di milioni, siamo tutti contro la pena di morte, contro l'omicidio, e condanniamo ogni forma di omicidio, anche se sono peccatori non devono essere uccisi, assolutamente, noi siamo contrari, perché magari due o tre persone in giro per il mondo, pazzi scatenati, che escono fuori anche dall'ordine e dicono che bisogna uccidere, che bisogna applicare la pena di morte, quelli sono due o tre pazzi scatenati. Voi potete guardare tutti gli ordini e sono tutti contro la pena di morte in assoluto, e che queste sono menzogne. Quello che noi stiamo facendo è denunciare quello che loro fanno nei nostri confronti, è menzogna. Documentalo, che mi porti tre nomi, e che so tre nomi. Confronto ai pentecostali nel mondo, sono il primo movimento evangelico e siamo formato da centinaia di milioni di persone. In Italia siamo pochi, questo sì, siamo un milione, invece i branamiti sono 100.000. Siamo un milione perché giustamente qui sono tutti, c'è il cattolicesimo, è normale che, è chiaro, no? Ma prova ad andare negli Stati Uniti, in Brasile, in tutto Sud America, in tutto Centro America. E perché hanno fatto il Papa latinoamericano? Per contrastare proprio questo movimento evangelico pentecostale. Provate ad andare in Corea del Sud, siamo veramente, il mondo cristiano è diviso in due,
2 miliardi e mezzo circa, 1,5 miliardi, 1,2 miliardi di cattolici, 1,2 miliardi di acattolici. La differenza però è che mentre il cattolico si dice cattolico quando non va mai in chiesa, ma è nato, l'hanno battezzato e dice cattolico, e quindi sono 1,2 miliardi, ma di questi 1,2 miliardi quanti vanno in chiesa? Mentre invece l'evangelico, il 95% degli evangelici sono evangelici perché vanno in chiesa tutte le settimane, quelli che proprio ci vanno poco e niente, una volta a settimana. Se no noi si va sempre in chiesa, 3 volte a settimana. Quando ti alleni per fare sport, che ti alleni? Una volta a settimana? Pure la medicina dice che è controproducente. E spiritualmente non cambia molto, ecco perché tre. Trinità oltretutto. E poi continua. Facciasi appunto morire quel profeta, oggi noi applichiamo questo in senso spirituale, cioè che lo debelliamo, lo facciamo uscire fuori dalla comunità, in questo senso qua, o quel sognatore di sogni, con ciò sia che egli abbia parlato di rivolta contro al Signore Dio vostro, che vi ha tratti fuori dal paese di Egitto e vi ha riscossi della casa di servitù per sospingervi fuori della vita nella quale il Signore Dio vostro vi ha comandato che camminiate, e così togli via il male di mezzo a te, togli via il male di mezzo a te. E se tu stai in un mare di male, esci tu da queste congregazioni che negano la Trinità, esci, non stare qui. Quando il tuo fratello, figliuolo di tua madre, o il tuo figliuolo, o tua figliuola, o la moglie del tuo seno, o il tuo familiare amico che è come l'anima tua, ti inciterà in segreto dicendo andiamo, serviamo altri dii, quelli non avete conosciuto né tu né i tuoi padri, d'infragli dii dei popoli che saranno d'intorno a voi, vicino o lontano da te, da un estremo della terra fino all'altro estremo, non compiacergli, non ascoltarlo, l'occhio tuo anche non lo perdoni, non risparmiarlo e non celarlo, denuncialo. Denuncialo. Anzi, del tutto uccidilo, ovviamente, noi nel Nuovo Testamento non c'è pena di morte, eh? Ecco, già l'abbiamo spiegato. Sia la tua mano la prima sopra di lui per farlo morire e poi la mano di tutto il popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo leggere e concludere con Matteo, mi sono ricordato, Matteo 7:21, è veramente, anche questo, è molto incisivo, e dice, ah no, sto in Luca, l'ho sbagliato, Matteo, eccolo qua, Matteo. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Sta parlando Gesù, sta parlando del Padre, sono due persone. Che poi tu non lo capisci, che poi tu non lo vuoi, quello è un altro discorso. Sono due persone. Il Padre nostro è la preghiera rivolta al Padre, ma nel nome di Gesù. Quando qualcuno vi dice Gesù ha detto di pregare se stesso, non è vero. Vi dicono le menzogne, anche il fatto delle lingue, che dicono no, in Atti 2 parlavano lingue e tutti capivano, sì, alte, prendilo tutto nel contesto, perché è scritto in Prima Corinti capitolo 14 che le lingue non si capiscono, non sempre si capiscono, quindi e lo stesso apostolo Paolo non comprendeva le lingue che parlate, queste cose sono scritte. Quindi vi stanno prendendo in giro, leggete la Bibbia, il popolo perisce per mancanza di conoscenza, è scritto, non te lo ricordi dove è scritto? Osea? Mi pare che sia in Osea 4, no? Gloria a Dio. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato il tuo nome. Profetizzare significa due cose: prima insegnare parola di Dio, ecco qui che le donne che profetizzavano insegnavano, davano lucidazioni, esortazioni, quindi prendiamola tutta la parola di Dio. Prima significa questo e poi significa anche appunto annunciare eventi futuri o cose nascoste. Quindi molti mi diranno abbiamo profetizzato in nome tuo,
E questo ne è profetizzato, perché io ve lo dico quello come si legge nel linguaggio originale, perché oggi leggiamo la Bibbia dopo 2000 anni nelle nostre lingue, ma nel linguaggio originale spesso i significati sono più profondi. E in nome tuo abbiamo cacciato demoni e fatti in nome tuo molte potenti operazioni. Qui abbiamo persone che hanno profetizzato, hanno cacciato demoni, hanno fatto miracoli, e il Signore cosa gli risponde? Ma io allora protesterò loro: io non vi conobbi giammai, dipartitevi da me voi tutti, operatori di iniquità. Già, pure Fidel Castro profetizzò, e molti altri. Che ne pensate? A chi volete dare ascolto? Non credete nella Trinità? Vedete i nostri video sulla Trinità, abbiamo parlato molto, tanto assai. Ah, però non credete nella Trinità perché non capite determinati cavilli, li chiamate voi, ma poi siete disposti a credere a un falso profeta satanista massone, guardate la tomba, massone, che ha detto tutto il contrario di tutto e si è dato, come diciamo a Roma, la zappa sui piedi, forse si dice in tutta Italia, non lo so. Ah, lui sì, gli credete ciecamente, lo seguite, mettete le vostre foto, le sue foto dietro il pulpito, non tutti, ma nella sua chiesa sì, quella si chiama idolatria, perché uno, anche noi nella chiesa, io non so dove metto i quadri, prendo e li metto in chiesa, diciamo, almeno lì per noi il locale di culto è un semplice locale, punto e basta, la chiesa siamo noi, quindi quello non è. Ma quando io, da un conto che metto un quadro di un paesaggio, c'ho così una cosa, c'ho dei cavalli così che non mi importa niente, li metto là e basta, tanto l'importante è avere il locale, stare caldi l'inverno, stare freschi l'estate, quello, il resto poi trova il tempo che trova. Quando invece metto la foto di un uomo, di un predicatore, di un ministro, anche se falso, anche se vero, metto sta foto sul pulpito, quella è idolatria. Dio non ha mai proibito le immagini perché ha fatto fare i cherubini, ha fatto fare queste cose, per carità, non è l'immagine in se stessa, è l'applicazione. E quando tu fai l'immagine per adorarla, quello è adorazione, anche inconsapevole o indiretta, caro amico, cara amica che mi ascolti, se non sapevi queste cose ed eri ignaro ed eri in buona fede, fai attenzione, anche perché sbagli in buona fede, ma le cose che ti interessano, come ti informi? Sulla partita di calcio, su quello che faranno in televisione, come ti informi? Informati anche sulle cose di Dio, l'ignoranza non sarà ammessa nel tribunale lassù. E se comunque adesso, fino adesso, sei stata in buona fede, ci può anche stare, ma adesso che sai queste cose, se non esci da questi movimenti, dalla buona fede, diventi complice. Ed è scritto che i complici non erederanno il regno di Dio, e i codardi, quelli che non prendono posizione, non erederanno il regno di Dio. Non temere l'uomo, non temere chi può uccidere carne, temi chi dopo aver ucciso ha podestà di buttarti all'inferno. Questo è scritto nella parola di Dio. Che Dio ti benedica. È un video sì di denuncia, ma la denuncia nasce dall'amore. L'amore non tace. Giovanni il Battista non è stato zitto, ha detto a quell'uomo: pentiti, perché la donna che tu hai non è tua, pentiti, e gli ha fatto nome e cognome. Eh sì, caro amico, Gesù stesso denunciò e li chiamò per nome: farisei, razza di vipere. Sì, l'amore non tace. Quando qualcuno tace è perché non ama, e quando qualcuno tace è anche perché ha paura, e l'amore caccia via ogni paura. Se veramente hai amore, parli. Non serve urlare, dire parolacce. I cristiani non facciamo questo, minacciare, venire lì, ti faccio, ti cosa. Basta usare la verità. Sarà lei stessa ad alzare la voce e a farsi sentire, perché la verità è come l'acqua, nessuno la può fermare, neanche le mura.
passa dappertutto. E se tu permetti all'acqua di entrare nel tuo cuore, prenderà la forma del tuo cuore e riempirà tutto il tuo cuore, ti sentirai appagato. Ma se nel tuo cuore non c'è acqua, Spirito Santo, ma ci sarà qualcos'altro, Maria, un santo, i santini, una falsa religione, William Marius Branham, l'antitrinitarismo, non culminerà mai, il tuo cuore sarai sempre vuoto, sarai sempre vuota. Il problema principale dell'essere umano è che non segue la volontà di Dio, non legge la Bibbia e non passa tempo ogni giorno, e tu lo sai, a pregare il Signore in ginocchio, alzando le mani, invocandolo, chiedendo luce sulla parola di Dio, cercando il Signore che ti riveli il suo consiglio. Tu non lo fai e tu lo sai, ecco perché ti ritrovi così. Ma la vedetta ha suonato la tromba. Lo shofar ha emesso il suo suono ed è stato un suono comprensibile. Ezechiele 33 e tutta la Torah. Tu decidi il tuo futuro eterno. Non c'è predestinazione. Tu decidi. Sei libero. Hai il libero arbitrio. Che Dio ti benedica. Grazie per averci seguito fino qua. Rifletti, pensa, leggi la Bibbia, prega. E cerca il Signore in verità e in spirito. E come diciamo sempre, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione e le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen e amen. Shalom. Cristo vive e viene presto. Maranatha.